allo stadio Ennio Tardini di Parma, Parma-Siena, undicesima giornata del campionato di Serie A. Un saluto da parte di Federico Zaccan e da Stefano Nava. Qui attenzione all'errore di Colì, clamoroso, parte De Ceglie, la possibilità per De Ceglie che sbaglia un gol incredibile, che occasione per il Siena. Morrone, lo stop va dentro per Corradi, la posizione regolare, Corradi! E la parata di Eletteropoulos, il Parma risponde alla grande occasione di De Ceglie. Larga Gasbarroni, bene per Reginaldo, possibilità di cross, arriva anche De Sena, il pallone buono per Corradi! Il gol dell'1-0, passa al Parma al 24esimo con il quarto gol in campionato di Bernardo Corradi, il quinto della sua carriera contro la squadra della sua città. Vada solo Gasbarroni, tocca poi per Corradi, possibilità di cross, arriva Reginaldo! Altra occasione per il Parma. Pallone di Locatelli, spettacolare per De Ceglie. Il gol dell'1-1. Paolo De Ceglie, secondo gol consecutivo. Che palla Locatelli. Codrea va in area da Maccarone, spalla alla porta per Locatelli. Sinistro facile per la presa di Pavarini. Palla buona per Reginaldo, prova a giocarla per Corradi, grande palla per Gasbarroni, salta Eleftheropoulos e mette a lato a porta vuota, grande azione in velocità del Parma. Arriva benissimo Colì a portare via il pallone, ancora Colì, arriva sul fondo, però ne resta in campo, ancora Colì, Eleftheropoulos di piede, però ne resta lì, colpo di testa di De Sena, alto di pochissimo. Prova l'1-2 con Maccarone, il pallone non gli ritorna, torna però Maccarone che prova a girarsi, Maccarone pericoloso. Matteini prende grande velocità, deve sfidare da solo la difesa del Parma, ancora Matteini, entra in area Matteini, ancora Matteini, 2-1 Parma, si è fatto tutto il campo Matteini e sblocca la partita quando mancano 11 minuti. Esce per il sinistro di Galloppa, c'è una deviazione, 2-2 a un minuto dalla fine, il pareggio di Galloppa aiutato da un'evidente deviazione.